Da Villa di Corvignano in provincia di Treviso prende la partenza della 78esima edizione del Giro del Belvedere. Il sindaco Roberto Campagna abbassa la bandierina e al via ci sono 191 corridori a rappresentare il meglio del ciclismo italiano con una presenza forte e qualificata di formazioni straniere. La corsa che da prima gira su un circuito, il classico circuito delle Conche, si dipanna e esprime il volto migliore nella seconda parte quando ci sono le salite che selezionano il plotoncino che si era formato al comando. Nel finale, all'ultimo strappo, con quattro corridori davanti troviamo Rumac, Ippolito, Oven ed Eisenhard che se la danno a gambe, una selezione che potrebbe portare questi nel finale, ma nell'ultimo giro c'è ancora un dente da superare. Intanto dalle retrovie recuperano terreno Nicola Bagioli e anche Andrea Vendrame, il vincitore della passata stagione. Ma lì davanti c'è Patrick Muller, l'americano del BNC classe 96 che sta facendo il ritmo. Nella prima sezione della corsa c'erano i suoi compagni davanti. Adesso però la corsa sta prendendo un volto decisamente nuovo. Vediamo che sul quartetto Rumac, Ippolito, Oven ed Eisenhard stanno rientrando altri corridori. Come abbiamo già citato, quelli che recuperano terreno sono Vendrame e Bagioli, entrambi della ZAF. Poi lo stesso Mule, Goegan, un altro corridore della formazione americana, Andrea Marchi, Schegler, poi Savini, un giovane quanto mai interessante, Lizza che è corridore di casa, e Matteo Fabro di Cyclotin Friuli. Una corsa per under 23, tutti corridori quindi nati dal 94 al 97. Adesso si è formato davanti un gruppetto, come abbiamo visto, sui 4 al comando, altri 13 a rientrare, altri 11 scusate a rientrare, ed ecco che si va giù ormai per il gran finale. Non c'è più spazio per tentativi di sganciamento, anche se qualcuno potrebbe avere ancora forza e tenacia per poter lanciare un fendente dalla brevissima distanza. E vediamo Rumac nel finale, ma siamo già sulla dirittura in leggera salita dove parte lo sprint, ma vediamo una progressione straordinaria di Patrick Muller, l'americano della BNC che non si fa riassorbire, vince davanti a Bagioli, poi Rumac, De Marchi, Vendrame, Lizze, Fabro, Goegan, Ippolito e Savini al decimo posto. Vediamo l'azione rallentata con Nicola Bagioli, il corridore della ZAF, che cerca di uscire dalla scia di Mule. Non c'è nulla da fare, vince l'americano la 78esima edizione del Giro del Belvedere. Ancora un'inquadratura che ci fa vedere la parte conclusiva del percorso di gara davanti a una moltitudine di gente, e adesso il podio, le premiazioni, il momento di gioia, di gloria per i protagonisti, sempre con una cornice straordinaria di gente che non manca mai il lunedì di Pasqua sulle strade di Villa di Corvignano.